Versate 200 ml di acqua, 170 g di zucchero bianco, 5 cucchiai di olio di semi di mais. Il succo di due arance, nel mio caso il succo corrisponde a un bicchiere pieno di un bicchiere, quindi 200 ml. Buccia grattugiata di un'arancia. Lavorate bene con la vostra frusta, mi raccomando. Dopo aver amalgamato bene tutti gli ingredienti, setacciate mezza bustina di lievito per dolci. Utilizzerò la farina di grano tenero integrale, versate 100 g, lavorate bene con la frusta. Verso ancora 100 g di farina integrale e lavoro con la frusta. 50 g di farina. Mi raccomando, amalgamate bene tutti gli ingredienti. Utilizzo una stampa a cerniera diametro 20, imburrate, infarinate oppure imburrate e mettete la carta forno come ho fatto io. Versate l'impasto all'interno. La nostra torta è pronta per essere infornata con un forno preriscaldato, mi raccomando, a 180 gradi. Ho infornato la mia torta a 180 gradi per 35 minuti. La cottura può variare da forno a forno, solitamente tra i 30 e i 35 al massimo 40, ma già 35 minuti è la cottura perfetta. Consiglio sempre di fare la prova a stecchino. Una torta sofficissima, buonissima, light, senza uova, senza burro e senza latte. Credetemi, questa torta è davvero golosissima. Buonissima e soprattutto è una torta senza sensi di colpa. Una ciotola. Versate 200 ml di acqua naturale, 170 g di zucchero bianco. In alternativa potete utilizzare lo zucchero di canna oppure un dolcificante. 5 cucchiai di olio di semi di mais. Versate il succo di un'arancia, che nel mio caso corrisponde a mezzo bicchiere. Lavorate con le fruste e amalgamate bene gli ingredienti per almeno un minuto. Adesso versate mezza bustina di lievito per dolci e setacciate il tutto. Utilizzo la farina 00 di grano tenero. Se volete potete utilizzare anche la farina integrale di grano tenero, che è davvero buonissima. Ho versato 100 g di farina, lavorerò il mio impasto con 100 g alla volta e vado ad amalgamare bene il tutto. Verso altri 100 g di farina. Lavorate bene con la frusta. Infine vado a versare 50 g di farina 00, in totale ho utilizzato 250 g di farina per tutta la torta. Lavorate bene con la frusta. È una torta davvero buonissima, leggera, senza uova, senza burro e senza latte. E soprattutto una torta che si realizza in 5 minuti. Ci vuole davvero pochissimo tempo. Bene, adesso con il mio coltello ho tagliato 150 g di cioccolato fondente. Ho realizzato delle scaglie di cioccolato fondente. Versate il cioccolato fondente nella vostra ciotola. Con una spatola incorporate bene il vostro cioccolato fondente con il resto dell'impasto, con movimenti che vanno dal basso verso l'alto. Questa è la consistenza che dovete ottenere. Utilizzo uno stampo a cerniera diametro 20. Imburrate, infarinate oppure imburrate e mettete la carta forno come ho fatto io. Versate l'impasto all'interno.
Livellate bene il tutto e seguite questo movimento piano, così siamo sicuri che l'impasto si è posizionato bene all'interno della nostra tortiera. Bene, siamo pronti per infornare la nostra golosissima torta con un forno, mi raccomando, preriscaldato a 180 gradi. Ho infornato la mia torta a 180 gradi per 40 minuti. Consiglio sempre di fare la prova a stecchino. Una torta light, sofficissima, buonissima, senza burro e senza latte. E soprattutto senza uova, ideale per molte persone che sono intolleranti. Guardate che bella questa torta, è davvero golosissima. Ciotola. Versate 250 g di ricotta, 200 g di zucchero bianco, 80 ml di soia. Con una forchetta amalgamate bene il tutto. Versate 80 ml di olio di semi di mais, un pizzico di sale, adesso versate 200 g di farina di grano tenero tipo 00, versate poco alla volta la vostra farina. Mezza bustina di lievito, 20 g amido di mais, 20 g di cacao in polvere amaro. Con una spatola amalgamate bene il tutto. Dovete incorporare benissimo il cacao, l'amido e il lievito. Adesso vi serviamo uno stampo di diametro 24. Imburrate bene il vostro stampo, mi raccomando, anche in tutta la circonferenza, o se volete potete ungere con un po' d'olio il vostro stampo. Foderate il vostro stampo con un po' di carta forno. Bene, a questo punto versate metà dell'impasto. Stendete bene l'impasto all'interno della vostra teglia, quindi all'interno della vostra tortiera. Versate accendere già il forno perché vi servirà un forno preriscaldato a 180 gradi. L'impasta ha una consistenza davvero fantastica. Adesso tagliate in piccoli pezzettini il vostro cioccolato bianco, rigorosamente bianco al latte. Quindi possiamo mettere la nostra cioccolata bianca all'interno della nostra torta, 100 g di cioccolato bianco. Spolverate un po' di zucchero a velo. Possiamo mettere la parte restante del nostro impasto. Livellate bene con questi movimenti così. Credetemi, questa torta è una vera delizia, è davvero buonissima. Cremosissima, ok. Eseguite questo movimento. Così siamo sicuri che l'impasto si è posizionato bene all'interno della nostra tortiera. La nostra torta è pronta per essere infornata. Infornate con un forno preriscaldato. Mi raccomando, il forno deve essere preriscaldato a 180 gradi. Ho infornato la mia torta a 180 gradi per 25 minuti. Fate molta attenzione quando spostate la torta dalla tortiera a un piatto o un piatto da portata. Dovete semplicemente piano piano tirare la vostra carta forno, perché è una torta davvero morbidissima, buonissima, grazie alla ricotta e anche al cioccolato.
E voilà, la nostra torta al cioccolato senza uova è pronta per essere, è pronta per essere gustata, giusto? Morbidissima, buonissima. Io spero che questo video vi piace, ma soprattutto spero che questo video vi sia utile. Mi raccomando, iscrivetevi perché ci sono davvero tante video ricette super golose in arrivo e tante altre ricette troverete sul mio canale. Se volete potete seguirmi anche su Facebook oppure su Instagram come ricette golose di Cartisia. Provate questa piccola delizia. Io vi mando un bacione e ci vediamo al prossimo tutorial. E aspetto con molta gioia i vostri commenti. Lasciatemi un commento se anche voi provate la torta al cioccolato senza uova. Morbidissima, da non perdere!